Why doesn't the hero reveal himself and tell us all your real name? You do have a name. My name is Gladiator. How dare you show your back to me? Slave! Will you remove your helmet and tell me your name? My name is Maximus Decimus Meridius, commander of the armies of the North, general of the Felix Legions, loyal servant to the true emperor, Marcus Aurelius, father to a murdered son, husband to a murdered wife, and I will have my vengeance in this life or the next. Il cinema, la settima arte, quelli che alcuni definiscono la vera arte del nostro secolo, perché è costituita dal teatro, dalla danza, dalla musica. Nel secolo precedente lo spettacolo più popolare era l'opera lirica e per la quale lavoravano anche i talenti maggiori. Oggi è il cinema, ma questo sarà l'argomento di una prossima conferenza. La figura fondamentale di ogni film è il regista, il quale prende una storia, un testo, e lo racconta anche noi, attraverso vari strumenti. Quali sono questi strumenti? La scelta degli attori, il modo in cui devono recitare, i loro abiti, le location, le luci, il montaggio, la musica. Bene, io non ho sicuramente la presunzione di potervi spiegare la grammatica del cinema in uno spazio così breve, in 2 ore. Però attraverso la visione di alcuni spezzoni di film, sicuramente da voi visti o alla televisione o nelle sale cinematografiche, cercherò di spiegarvi alcune scelte. Queste scelte hanno tutti uno scopo unico, e cioè quello di presentare il point of view, il punto di vista, l'interpretazione appunto di chi costruisce il film, che è il regista. Vi aspetto.